Maria Rita Paoni Saccone si è dimessa dalla giunta. Al suo posto subentra Maria Rita Carota, assessore alla cultura del comune di Pescara, che ha anche la delega al patrimonio. Oggi la presentazione con la giunta al gran completo. Assessore, da dove partirà o ripartirà? Ripartiamo da Pescara. Ripartiamo da Pescara perché Pescara è una città frizzante, una città in cui la cultura ha un grande ruolo, lo ha avuto, ce l'ha ancora e dovrà averlo. È un ruolo che deve esercitare bene sia proprio per la città, per i cittadini, ma anche oltre i confini della città. Quindi ci sarà molto spazio per gli operatori locali, ma anche per tutte quelle manifestazioni di più largo respiro che vanno anche al di là dei confini comunali, anche con un occhio al nuovo soggetto istituzionale della nuova Pescara sul quale ci accingiamo a lavorare. Quali sono i suoi punti forti? Quindi il primo punto è fondamentale, quello dell'ascolto, l'ascolto delle esigenze del territorio, delle esigenze della politica locale, e tutto quello che può essere utile per migliorare, per migliorarsi e migliorare l'offerta culturale sul territorio. Qualche ambizione a cui potrebbe aspirare Pescara? Credo che sia ancora troppo presto. Pescara ha tante potenzialità. Noi sicuramente dobbiamo mettere in gioco le nostre migliori risorse, le nostre migliori forze, perché gli obiettivi che ci andremo prefissando di volta in volta in uno scenario più generale, che è quello il mandato dell'attuale amministrazione, possano veramente concretizzare un nuovo e proficuo lavoro, soprattutto perché le stesse linee di mandato necessariamente hanno dovuto subire uno stallo, un arresto causato purtroppo dalla pandemia, che ha molto influito negativamente sulla cultura, sul settore della cultura.